Buongiorno a tutti, vorrei farvi un breve video, un piccolo excursus sul beauty da viaggio che mi sono portata a Londra. Per me è sempre molto utile guardare questo tipo di video perché quando devo partire non so mai bene cosa portarmi dietro, non so come regolarmi. Io sono stata via 5 giorni, che poi erano 4 perché il quinto siamo ripartiti e quindi non abbiamo avuto modo di fare niente, e mi sono portata queste cose. Il beauty è lo stesso che ho utilizzato l'estate scorsa, cioè questo beauty dell'IKEA che è molto capiente. E ho cercato di mantenermi sull'essenziale. Non vi farò vedere il deodorante, spazzolini, dentifricio e queste cose. Vabbè, si presuppone che ci siano in tutti i beauty moment, che non si sa mai. Partiamo con la detersione. Mi sono portata dietro questo detergente della Essence, di cui ormai mi avete sentito parlare un miliardo di volte. Avrei potuto travasarlo in un contenitore più piccolo, ma io e Andrea abbiamo imbarcato una valigia insieme, quindi non sono stata a impazzire dietro ai contenitori dei cosmetici, ai cosiddetti 100 ml per bottiglietta. Ho preferito far così perché non avevo voglia di... Prima di tutto non avevo voglia di storie sul beauty, e poi non avevo voglia di stare troppo a pensare ai pesi delle valigie, se avessi acquistato qualcosa, quindi sono andata sul sicuro e è andato benissimo così. Poi, come tonico, ho portato questa mini taglia di tonico della Lizz Earl, mentre come crema mi è arrivata giusto in tempo la Glossy Box di marzo, e quindi mi sono portata dietro questa mini taglia della Caudalie Vinosource Creme Sorbetto Idratante, Moisturizing Sorbet, in inglese mi viene un pochino meglio, che ho utilizzato per tutti i giorni di viaggio e sto continuando a utilizzare anche qui, e mi sta piacendo molto. Ha un profumo molto molto delicato e sulla pelle ha un effetto secondo me ottimo. Poi, continuando con la detersione, mi sono portata anche tutta una serie di prodotti per capelli, i miei soliti, che non vi mostrerò perché non ho utilizzato. Il bagno dell'albergo infatti era talmente piccolo e la stanza talmente angusta che non ho avuto la forza di lavarmi i capelli, anche perché la nostra stanza non aveva le finestre, e asciugarmi i capelli con il phon avrebbe significato innalzare la temperatura della stanza di circa 5-6 gradi e quindi farci morire soffocati. Quindi io ho deciso che era meglio tenermi i capelli legati per un giorno di più e non lavarli. Quindi le cose per i capelli non ve le faccio vedere perché se non me le fosse portate sarebbe stato lo stesso. Poi, per il corpo invece, per la doccia siamo riusciti a farla. Mi sono portata questa mini taglia della Knorr, sapone di Aleppo, bagno doccia, che mi è stata inviata direttamente dalla ditta, e infatti piano piano poi vi parlerò dei loro prodotti perché ne sto provando, non ne sto provando molti insieme perché ho tantissimi altri prodotti da finire, però questo mi sembrava proprio il formato adatto da viaggio e quindi me lo sono portato. Tra me e Andrea l'abbiamo quasi finito e devo dire che mi è piaciuto moltissimo perché è delicato e ha un profumo delizioso secondo me. Avevo paura che avesse quel profumo penetrante di sapone di Aleppo, essendo a base di olio di alloro. Invece mi è piaciuto tantissimo. Peccato che è quasi finito. Spero magari di riuscire a utilizzarlo per un qualche altro viaggio. Poi, cose varie per le mani. Mi sono portata questa cremina della Lizz Earl, che anche questa è praticamente finita, infatti poi ne ho acquistato un'altra da Boots. E questo è il burro cacao che mi serviva disperatamente il primo giorno di viaggio, ma che era appunto infilato nel beauty, infilato nella valigia ed era irraggiungibile per me. Quindi il burro cacao è della Lip Karité, società del Karité. Poi, oltre a elastici, pinzette, molle per capelli, c'è una micina là dietro. Passiamo direttamente al trucco. Allora, mi servivano cose comode e veloci da utilizzare, quindi ho rispolverato la mia BB cream della scorsa estate, che è la Misha Perfect Cover, con protezione 42.
Io ho scelto questa BB Cream lo scorso anno appunto per la protezione molto alta e devo dire che mi è andata benissimo perché a Londra c'erano delle giornate stupende di sole e sono stata contenta di aver dietro una protezione per il viso così alta. La BB Cream comunque io la fisso sempre con la cipria, quindi mi sono portata la mia solita cipria della Givenchy, che sto facendo di tutto per finire, ma è sempre tantissima, non finirà mai. Poi per gli occhi, per il trucco di tutti i giorni, mi sono portata il mio ormai fido Paint Pot Perky. Ho realizzato praticamente 3 giorni su 4 il trucco che vi ho mostrato nel mio ultimo, penso, nell'ultimo tutorial, quello in cui utilizzavo questo, perché trovo che sia un trucco efficace e velocissimo. Cosa sto cercando non lo so, e per un trucco da viaggio, se non volete andare in giro struccate, insomma, io ormai non vado quasi mai in giro struccata per non spaventare i bambini, e questo è stato proprio un valido alleato. Insieme a lui mi sono portata queste 3 matite, tutte della Neve. Allora, quella marrone che si chiama Ebano Brown, quella color avorio che si chiama avorio, immagino, avorio beige, non si vedrà, una cippalippa, immagino. E poi per un trucco, se avessi voluto variare un po' e un giorno l'ho fatto, mi sono portata anche il color caramello bronze, che per me è un colore bellissimo, è proprio un bel color bronzo, e io l'ho messa nella rima interna inferiore, ve la faccio vedere questa, perché è proprio bella luminosa. Sempre per gli occhi mi sono portata dietro anche la palette Osso Special, perché sapevo che sarei dovuta uscire una sera e quindi mi sono detta, vabbè, se vuoi fare qualcosa di un po' più particolare, questa è andata bene. Poi come mascara il solito che sto utilizzando in questo periodo, quello della Nefertari Line, il mascara Long Lash. E guardate che metto via un po' di cose. Per finire, come blush, il Coralista, che va bene in tutte le occasioni, e un gloss Euphoric Shine della Deborah rosa, lo 07, che andava bene con i colori che avevo scelto di portare. E basta. Ah, i pennelli, torno subito. Avevo bisogno di un set di pennelli pratico e veloce, insomma, non troppo grande, che contenesse l'essenziale. Quindi mi sono portata questo della Zoeva, che non mi avete mai visto usare perché era la prima volta che lo utilizzavo. L'ho acquistato per un corso che poi non è andato in porto, e quindi mi sono detta, ne ho qui un tot, proviamolo. Non ho utilizzato, come potete vedere, tutti i pennelli perché alcuni sono ancora incelofanati. Ne ho utilizzati comunque alcuni. Cosa dire di questo set dopo qualche giorno di utilizzo? Vabbè, non è che si può dire molto. È un set secondo me ben assortito, la qualità dei pennelli mi sembra buona e l'idea di fare dei pennelli doppi è carina. Sono scomodi da mettere via se avete un portapennelli cilindrico, però per riporli nelle loro taschine vanno benissimo. L'unico appunto in negativo che mi sento di fare a questo set per ora, poi vabbè, se lo utilizzerò maggiormente magari ne troverò altri, è che il pennello della cipria potevano anche farlo un pochino più grande, perché comunque io preferisco i pennelli per cipria belli densi e belli grossi, che possano con 2 passate coprire tutto il viso. Con questo bisogna lavorare un pochino di più, però insomma, tutto sommato, per il prezzo che ha, che mi sembra sia di 20 euro, è un set più che dignitoso. E basta, questo è quanto. Mi sembra di non essermi portata dietro altro, quindi spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, magari per programmare un viaggetto, e al prossimo video. Ciao ciao.